Aiutami! I don't know.
Sei tutto a posto? Stai bene? Era ora che ti svegliassi. Stavo iniziando a pensare che ti avessero fritto il cervello. Hai mal di testa, vero? Non preoccuparti, passerà. Non so se avrà importanza, ma passerà. Devi davvero piacergli. A me almeno hanno lasciato tenere i vestiti, a te hanno tolto tutto. Roba da matti, eh? Pensavo di aver visto abbastanza nella zona contaminata, ma mi sbagliavo alla grande. Non è un periodo dei più positivi, non credi? Se hai fortuna, ti lasceranno in pace per un po', altrimenti... Beh, piacere di averti conosciuto. Non hai capito bene, ragazzino. Tu sei qui con me. Questa è la mia piccola fetta di paradiso, non la tua. Non è il momento di scherzare. Senti, non so perché tu sia qui con me. Forse è un altro esperimento. In ogni caso non posso chiedere a loro il perché. Visto che me l'hai chiesto, mi chiamo Soma. Comunque non credo che conti molto se dobbiamo rimanere bloccati qui. Ne so tanto quanto te. Non riesco a capire cosa stanno dicendo. Non ricordo nemmeno metà di ciò che mi hanno fatto e potrebbe essere una cosa positiva. So che non siamo gli unici a essere qui, ce ne sono molti altri. Ogni tanto rapiscono qualcuno. A volte li riportano indietro, a volte no. In entrambi i casi non ho un grande desiderio di... Sono qui da un po' di tempo, ma non ho trovato un modo per... Merda! Hai sentito? Eccolo ancora. Vai contro il muro, subito! Beh, almeno non eravamo noi l'obiettivo. Siamo davvero in un bel casino, eh? Sto pensando che forse ora riesci a capire che è una buona idea scappare da qui. Hai mai visto un gigantesco artiglio di metallo afferrare qualcuno e portarlo chissà dove? Non so dove lo stiano portando e non ho intenzione di rimanere qui abbastanza per scoprirlo. Dobbiamo uscire di qui adesso. Ok, va bene. Sì, cerchiamo di uscire di qui. Beh, uscire non è facile. Fidati, ho controllato. Non riesco neanche a trovare una leva per aprire la porta. Guarda cosa la blocca. Penso che ci abbiano fatto un favore mettendoci qui insieme. Cerchiamo di usarlo a nostro vantaggio. Loro ci tengono d'occhio, lo sai, quei ci guardano. Chi ne improvvisare un piccolo spettacolo per loro? Devono regalarci attenzione. Ma certo, fai con calma, non c'è fretta. Dopotutto stiamo solo per essere fatti a pezzi da chi diavolo sa da cosa. Bene. Allora ci hanno lasciati vivi finora per un motivo, no? Mi pare che per adesso vogliano fare in modo che rimaniamo in vita. Io e te dobbiamo fare un po' a pugni. Facciamogli credere che uno di noi due non possa più resistere molto a lungo. Facciamo in modo che vengano qui per dividerci e poi li aggrediamo.
Togliendo di mezzo le guardie, possiamo uscire da questo diavolo di posto. E che ne so? Ma è un inizio. È molto meglio che starcene impalati in attesa che ci tagliuzzino, o sbaglio? Ok, quindi ci stai? Va bene, facciamo che io ti trattengo. Cerca di non fare troppo bruscamente, ok? Poi tu, appena arrivano, li ammazzi. Sì, stiamo combattendo ora, eh? Ehi, fai attenzione! Colpitemi, dai, colpitemi! Sì, stiamo combattendo ora, eh? Oh, fa male davvero! Sì, stiamo combattendo ora, eh? Ok. Uccidi! Dannazione! 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 Prenditi tutto ciò che posso dire e andiamo via. Non sappiamo tra quanto tempo... Manderanno qualcun altro a cercarci. Ho qualcosa di speciale. Mi sveglierò da un momento all'altro. Devo solo svegliarmi. Non ci credo, non ci credo. Questo è solo un brutto sogno, vero? Sto sognando? Merda! Allora, mi state imprigionando adesso o cosa? Sono una specie di ostaggio? Sentite, se è per quello che abbiamo fatto, io lavoravo solo per loro, ok? Non è che mi piacesse.
Ero lì solo per i tappi, capito? Ora posso andare? Ma è ridicolo! Voglio parlare subito con il responsabile! Ma che... Sai con chi stai parlando? Ah, basta! Sono un senatore e vi avverto! Se mi fate del male... Ne pagherete le cose. Avrete l'ira dell'esercito americano su di voi. Cosa? Dove mi portate? Giù quelle manacce luride da me. La pagherete cara. Gli Stati Uniti non trattano con gli alieni! Già ammazzati. Vogliono chiaramente qualcosa da noi. Sì, ci useranno come cibo. L'hai visto quel tipo? Era tutto sventrato, come se fosse stato macellato. Cazzo, ora toccherà anche a noi. Ehi, ho detto calmati. Se ti sentono, verranno subito. Cerca di rilassarti. No, portami fuori di qui. C'è qualcuno, usciamo da qui. Ho detto silenzio! Mi dispiace. Non volevo. Perdonami. Cerchiamo di non perdere la testa e ragioniamo. Vi prego, va a casa! Voglio andare a casa! Cosa? Devo parlare qua? Cioè, solo parlare, nient'altro. Ho capito! Ho detto che ho capito! Basta! Ciao. Ciao, mi chiamo Andrew Endicott. La notte del 17 maggio dell'anno del nostro Signore 1697 fui rapito dal mio villaggio di Salem. Non so dove sono precisamente. Non so neanche perché sono qui. Ho visto attraverso le finestre. Ci sono le stelle, il sole e la mia amata terra. Laggiù, sotto di me. Dunque, sembra io mi trovo in una specie di vascello spaziale. Nell'etere, proprio nel luogo dove ho sempre pensato esistesse il paradiso. Ma questo non è il paradiso. E i miei rapitori non sono angeli. Ehi! Forse le scritture non hanno poi torto. Ehi, ciao! Paradiso e inferno si scambiano. Vuoi farmi uscire da qui? I miei rapitori sono dei diavoli. Sono demoni che infestano di incubi le mie notti. E anche ora che sto parlando mi scrutano. Mi obbligano a parlare. Cosa dobbiamo fare? Vogliono che io racconti la mia storia. Così possiamo aprire questa porta. Per lasciare traccia delle loro azioni. O forse sono solo una pedina di un gioco diabolico. Ci sono altri qui con me. Altri... prigionieri, voglio dire. Ma non ne conosco la provenienza. Alcuni vestono abiti strani, come se venissero da un'altra epoca. Alcuni sono congelati, cioè nel ghiaccio. Non si muovono, ma sono vivi. Sono certo che faranno lo stesso con me. Mi congeleranno.
parlassi e lo sto facendo! Lasciatemi stare! Farlo, più che altro farlo saltare in aria. Dunque lo spegni e il liquido refrigerante diventa caldissimo e poi esploderà. Stai attenta, ok? Scappando? Vuoi vedere il resto di questo posto? Io ne ho visitato buona parte. Posso portartici se vuoi. Benissimo. Ok, aspetta un attimo qua. Dobbiamo uscire da qui. Visto? Ti ho detto che potevo aiutarti. Nei muri ci saranno cavi e congegni. Tempo fa imparai a metterli per far funzionare le porte. C'è un sacco di roba nei muri, ma forse sei troppo grande per vederle. Va bene lo stesso, ci posso arrivare anche io. Dai, dobbiamo raggiungere la sala macchine principale. Così vi potrò mostrare il resto di questo posto. Vi aiuterò. Ah, sono qui da molto tempo. A volte scappo dalla mia cella ed esploro il posto. Ho visto gran parte della nave. Però mi beccano sempre e mi ributtano in questa cella. Non ho più una famiglia. Mia madre morì tempo fa, prima che arrivassi qui. Sai quando caddero tutte quelle bombe? Ricordi? Proprio dopo quegli avvenimenti, io e mia sorella fummo rapite. Però non vedo mia sorella da molti... Certo! Dobbiamo andare verso quel grosso motore e da lì possiamo salire su sulla nave. Dove si trova il capo? L'ho visto solo una volta o due, ma è spietato. Immagino che dovrai ucciderlo, no? Starò con te. Ascolta, so come funziona. Se andiamo insieme, saremo fatti fuori tutti in un colpo solo. Senza offesa, ma io rimarrò un po' indietro. Comunque avrai bisogno di qualcuno che ti copra le spalle. Non preoccuparti, ti raggiungerò presto.
Sì, sì, ho visto gli altri. Farò come vuoi. Sono il dottor Morrison Rand, professore di archeologia antropologica al Benfield College, Humboldt, Oregon. Poco dopo le 22 del 16 agosto del 2041, stavo lasciando il campus. Mi dirigevo verso la mia auto. Cante. Apparve dal nulla e direttamente sopra di me. Rimasi abbagliato e non riuscivo a muovermi. Ero paralizzato. Di quello che accadde dopo ricordo solo immagini sfocate. Più tardi mi fu chiaro e oggi mi è ancora più chiaro che ero stato rapito. Sono prigioniero di una nave aliena e con me c'è anche altra gente. Siamo tutti trattenuti con la forza. Sto registrando i miei dati. Perché? Perché lo vogliono gli alieni. Ce lo fanno fare e dopo ci mettono una specie di pesa. Queste registrazioni è come se stessimo creando delle voci per una biblioteca prima di entrare a far parte di una gigantesca collezione. L'intera esperienza sarebbe abbastanza affascinante se non fossi così dannatamente terrorizzato. Cosa? Mi devo fermare? Va bene, va bene. Visto? Mi sono fermato. Dove sono? Dov'è mia sorella? Sento degli strani rumori, ma non ti vedo. Perché è così buio qua dentro? Cos'è questa macchina? Vi prego! Qualcuno mi risponda! Voglio andare a casa! Vi prego! Dove sono mamma e papà? Voglio andare a casa! Aspetta. Cosa? Oh cazzo! No! State lontani da me! Aspetta qui un momento. Ne arrivano altri. Credo che ci stiano già cercando. Io posso usare le tubature per aggirarli, ma tu non ci passi. Fare un altro modo. Wow, davvero? Userò una granata. Figo! Presa! Dammi un minuto per aggirarli. Sai, potevi chiedermi di farlo. Sto cercando di essere utile. Ok, distrai. Ah!
che stanno scendendo. Rimanete qui, io provo ad aprirvi la porta. Forse è l'altro cavo. Thank you.
Dai!
qui finché non sarà sicuro, ok? Thank you.
Ok, ti mostrerò cosa ho trovato. Se vuoi uscire di qui, credo che sarà utile. Andiamo, seguimi!
E mio figlio? Cosa ne avete fatto di loro? Quando sarò libero, che Dio mi aiuti, vi ammazzerò tutti! Ah! Cosa stai facendo? Che diavolo vuoi da noi? Lasciami andare! Aviazione americana. Scusa, cosa? Non capisco. Oh, devo parlare qui. Ok, stavo dicendo, sono il colonnello Artig dell'aviazione americana. La nostra nazione ha finanziato dei voli spaziali di prova. Scusatemi, davvero, perdonatemi. Sinceramente non so se ci incontreremo mai. Sono sicuro che possiamo imparare gli uni dagli altri. Ah, cos'è sta roba? Cosa stai combinando? Oh merda. Ah! Sentite, lasciatemi andare, ok? Tutto questo è pazzesco, è davvero incredibile! Io non ho fatto niente, non so cosa vogliate da me! È a causa di Anchorage. Lo giuro, io non volevo nemmeno esserci, dovete credermi! Non volevo nemmeno essere là fuori sul campo. Speravo di trovare un lavoro a Washington, sapete? Cosa? Cosa volete? Non capisco! Perché mi sta succedendo questo? Dove sono? Dove si nascondono quei piccoli bastardi? Alieni? Così li chiami? Allora mi hai svegliato tu, eh? Che diavolo sei? Ti sembro davvero così idiota? Questa non è una nave. Non sento il rumore dell'acqua e non ci stiamo muovendo. Raccontamene un'altra. Tra l'altro, non mi sembri in trappola. Come faccio a sapere che non stai dalla parte di quei piccoli bastardi verdi? Hai ragione. Fattura, quell'affare conta qualcosa. Sai cosa ti dico? Di solito sto da solo, ma per adesso mi unirò a te. Non fare mosse stupide, o sei morto. Cosa? Cosa sta succedendo? Chi sono tutte queste persone? La mia che? Tu chi diavolo sei? Oh mio Dio, aspetta un attimo! Gli alieni! Sono stato rapito dagli alieni! Voi dovete essere gli alieni che cercano di entrare nella mia mente! Beh, non ci riuscirete! Soldato Elliot Terkorian, medico dell'esercito americano, matricola 347-7809. Questo è tutto ciò che ti dirò. Tu potresti essere uno di quei ragazzini verdi in forma umana. O forse sei umano, ma loro ti controllano la mente. Non abbiamo idea di quanto siano enormi i loro poteri. Credo...
Credo di sì. Senti, tutto ciò che voglio è tornarmene a casa insieme alla mia squadra. Aspetta, i miei uomini, la mia unità, li hai visti? Oh mio Dio, sono responsabile per loro e adesso si sono persi. O sono morti. Ti prego, se credi davvero a ciò che hai detto, che siamo insieme in questione, aiutarmi a scoprirlo. Grazie, grazie mille. Mi dispiace per tutto. È solo che non riesco a credere che stia accadendo davvero. Vorrei tanto, ma quando mi sono svegliato su questa nave, tutti i miei strumenti medici erano spariti. Ho visto che gli alieni sulla nave hanno una strana crema che spalmano sulle ferite. Una specie di gel biologico. Procuramene un po' e forse potrò fare qualcosa, tipo creare una specie di biogel modificato da usare per noi. Certo, ecco qua. Dovrebbe funzionare, ma fa attenzione, potrebbe avere effetti collaterali. ここはどこだ? 拙者の剣! 拙者の剣はどこだ? さっぱりわからん! ここがどこなのか申せ! 拙者の剣はどうした? 何を言っておるのだ? さっぱりわからん! 何とかしてくれ! 剣を奪われてしまった! 耐え難き屈辱! Dove sono? Ucciderò quei piccoli bastardi. Se hai qualcosa da dire, parla. Sì, certo. Quando ero a casa mi piaceva armeggiare con qualsiasi tipo di aggeggio. Darei volentieri un'occhiata, ma ti costerà dei tappi. Forse a te, ma devo pensare al futuro. Se torniamo laggiù senza il becco di un quattrino, come potrò sopravvivere? Sai benissimo che nella zona contaminata nessuno ti regala niente. Bene, mi fa piacere che la pensiamo in modo simile. Ora fammi vedere un po'. Sì? Che c'è? Adesso non ha nessuna importanza. L'unica cosa importante è... Beh, è la vendetta. Non importa. Non l'avranno. Di qualunque cosa si tratti. Non è importante. E comunque non ho voglia di dirtelo. Allora, sai tutto? Non c'è molto altro da dire. Non sono stato risucchiato da solo in questo posto. C'erano anche mia moglie e mio figlio. Li sento ancora gridarmi di salvarli. E non c'era niente che potessi fare. Loro erano... erano per me, sai. Adesso niente. Niente di niente. Non ha senso soffermarsi su questo adesso. Cerchiamo solo di uscire da qui.
È straniero, ovviamente. Non capisco niente di quello che dice. Fa come ti pare. Ken o uwarete shimatta. Taegataki kutsujoku. Ken o sugu torimodosa neba naranu. Ehi, insomma, cosa hai in mente? Beh, si stava facendo buio. Avevamo passato la giornata nelle trincee per tenere in vita più ragazzi possibili. I cinesi ci avevano bombardato tutto il giorno con quelle armi enormi che avevano sulle montagne. È stato davvero terrificante. Comunque, abbiamo piantato le tende e messo a riparo il nostro equipaggiamento, per riposare un attimo. L'urlo del soldato Dawkins mi ha svelsalto, circondato da una specie che proveniva dal cielo. Tutti noi eravamo congelati, mentre lui... beh, è svanito. Non sappiamo cosa sia successo. I cinesi avevano inventato qualche nuova arma. Poco dopo, tutti noi eravamo nella stessa luce blu. Il resto lo sai. E se questo fosse solo un terribile equivoco? Se alcune onde radio fossero state trasmesse nello spazio e fossero arrivate fino al loro pianeta? Magari non hanno capito che si trattava del TG della notte e l'hanno preso come una dichiarazione di guerra, decidendo di attaccarci per primi. Davvero, tutto questo potrebbe essere successo solo per colpa nostra. Ti rendi conto? Forse, ma solo forse, loro sono responsabili per la vita sulla Terra. Magari hanno popolato il pianeta tanto tempo fa. E poi hanno continuato a tornare ogni tanto per verificarne i progressi. E adesso hanno deciso che non gli piace com'è diventato. Te lo immagini? Creati e adesso sono incazzati! Io? Beh, ero il medico del 108° Battaglione Fanteria di stanza ad Anchorage, Alaska. Ero in squadra con altri 5 medici. Ci occupavamo di fornire le prime cure ai soldati dopo che i comunisti li avevano colpiti. Era un bagno di sangue. Non me l'aspettavo così quando ho lasciato il mio lavoro in ospedale per arruolarmi nell'esercito. Sembra un samurai giapponese. Credo che gli alieni l'abbiano portato via dalla Terra molto tempo fa. Non capisco una parola di quello che dice. Certo, guardami le spalle e io guarderò le tue. Salve. Spero che ce ne andremo presto da qui. Non so quanto ancora potrò resistere. Cosa stai guardando? Astronauta! Quei congelatori sono davvero pericolosi. A volte le persone non si risvegliano. È meglio che tu prenda questa tuta. Se non ce la fa, dovrai andare tu. Prima però devi raggiungere la porta di uscita. Ti aspetteranno, ma puoi aspirare tutta l'aria in parte della nave, così non te li ritroverai tra i piedi.
Hanno quei diavolo di generatori che alimentano parti della nave fornendo aria. Dovrai disattivare alcuni. Uno è nel crio laboratorio, uno nella baia dell'hangar e uno nel luogo in cui realizzano i robot. L'area di assemblaggio robot. Quando saranno tutti distrutti, potrai varcare la porta di uscita. E poi, una volta sulla cima della nave, potrai riattivare il teletrasportatore e io potrò raggiungerti. È giunto il momento che ti apra quelle porte. Sarà divertente! Oh, li riconoscerai non appena li vedrai. Premi questo pulsante e poi questo coso enorme. E voilà! Appare dal pavimento. E poi ci sono quelle cose che premi che fanno... E poi è meglio che ti allontani. E anche veloce. Vedrai. Penso che arrivi dal passato. Sulla nave ci sono tante gelate rapite dagli alieni che hanno addosso strani vestiti antiquati. Non andare senza nessun altro. Quei generatori sono in posti spaventosi. Porta con te uno degli adulti. Oh, non arrivarmi alle spalle così di soffia. Cosa stai guardando? Beh, cosa vuoi? Ora sì che ci capiamo. Certo, verrò con te.